Il conflitto, innescato dall'attentato di Sarajevo, fu un evento storico senza precedenti, per estensione, imponenza dello sforzo militare, della mobilitazione di uomini e risorse e dimensioni del sacrificio. Rispetto ai conflitti dell'Ottocento, la prima guerra di massa si presentò sotto molti aspetti con un volto nuovo. Non fu solo una minoranza delle popolazioni a essere chiamata a partecipare attivamente alla lotta. Fra il 1914 e il 1918 i paesi belligeranti dovettero ricorrere per la prima volta all'arruolamento di tutti gli uomini idonei. Il progresso, quello stesso progresso celebrato all'alba della Belle Époque, rese la tecnologia più distruttiva. Lo scontro si portò nei cieli e sul fondo dei mari. Gli eserciti furono affiancati dai carri armati, dalle navi da guerra corazzate spinte dal vapore, dai cannoni pesanti, dai gas venefici, mentre le ferrovie permisero la rapida concentrazione di grossi contingenti di truppe. La fisionomia di molte delle potenze che si fronteggiarono risultò profondamente mutata alla fine del conflitto. Per quanto stremate, le economie ancora prevalentemente agricole, all'apertura delle ostilità, ne uscirono trasformate dalla creazione di grandi apparati militari industriali. Stati monarchici divennero repubbliche, imperi sovranazionali furono cancellati dalla Carta europea. Nei paesi dove l'unificazione nazionale era più recente, presero forma i movimenti che furono alla base dei successivi regimi reazionari. Così, la Grande Guerra, come fu in seguito ricordata, fu anche un evento irrisolto, carico di contraddizioni lasciate in eredità all'Europa e al mondo. Il vecchio continente perse la sua centralità politica e commerciale. La rivoluzione bolscevica lanciò un messaggio che fu raccolto in ogni parte della terra e soprattutto dal proletariato del mondo occidentale. Gli Stati Uniti d'America si affermarono come la vera potenza economica mondiale e il Giappone prese il posto dell'Europa nei mercati asiatici. Iniziò lento il processo di liberazione dei popoli coloniali e dai trattati di Versailles del 1919 non venne la pace. Nei decenni successivi una nuova guerra fu preparata e combattuta, con conseguenze ancora peggiori e con strascichi politico-militari tali da far presagire la distruzione totale del genere umano. Così, il 4 novembre 1918 terminava, grazie alla vittoria dell'Italia sull'Austria, la Grande Guerra. Da allora si ricorda la vittoria e si celebra la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Giornata delle Forze Armate, 4 novembre giornata dell'Unità Nazionale e quindi un giorno della memoria per ricordare affinché il passato non sia passato in vano e questo è una cosa che non possiamo dimenticare e torniamo ogni anno a ricordare la Grande Guerra. Rispetto agli anni della Grande Guerra le forze armate, pur mantenendo il loro compito principale, che è quello della difesa della patria ovviamente, si sono viste ad affrontare uno scenario di sicurezza diverso, più complesso, multidimensionale e quindi ai tradizionali compiti si sono affiancati nuovi compiti, dalla difesa del territorio all'ordine pubblico, alla difesa di punti sensibili in funzione antiterrorismo, alla gestione di emergenze, addirittura l'emergenza rifiuti, strade sicure, quindi ordine pubblico in punti sensibili del territorio nazionale, recentemente l'esposizione universale di Milano che ovviamente costituiva un potenziale obiettivo e quindi
necessità di ordine pubblico, per non parlare della gestione dei flussi migratori, la partecipazione a missioni in organismi internazionali, dove le crisi, oltre a essere gestite, si cerca di prevenirle, per evitare che appunto i problemi che da queste crisi vengono generati vengano portati a casa nostra. Quando nel maggio del 1915 ci imbarcammo in questa grande guerra, non si immaginava all'epoca che fosse una così grande guerra, si pensava di risolvere il problema in pochi mesi, e invece rapidamente ci si rese conto che era tutt'altro affare. E i nostri soldati si trovarono nelle trincee, fermi, una guerra statica di posizione, difficile, lunga, e in particolare i nostri alpini si trovarono arroccati sulle vette in condizioni di grandissimo disagio. E tanti furono coloro che non soltanto morirono per fuoco nemico, ma morirono proprio per i disagi, per le difficoltà e per i pericoli della montagna. La lezione appresa del primo conflitto mondiale fu primordiale per la costituzione della scuola militare alpina, all'epoca scuola centrale di alpinismo. Ci si rese conto che era indispensabile creare dei quadri che formassero alpini capaci di muoversi e di combattere in montagna. I bambini e i ragazzi della scuola media San Rocco che intonano in piazza Chenu d'Aosta l'inno di Mameli sono gli stessi che, accompagnati dai propri insegnanti e genitori, pochi giorni prima erano presenti ad un'altra commemorazione in un luogo della memoria molto particolare, il cimitero della Guillotière a Lione, in Francia. On est venu ici avec l'Association nationale des décédés et des disparus en guerre et avec l'UNICI, Union nationale d'officiers en congé italien, et avec l'Institut national des Nastro Azzurro qui représente les décorés de la Vallée d'Aoste, pour commémorer les Italiens qui sont morts pour la France et les Français qui sont partis de France pour venir ajouter l'Italie quand il y a eu le problème à Caporetto. Alors, quand ils étaient en train de rentrer en France, ils ont eu un grand accident ferroviaire et ils sont morts. Et ils sont tous là. On a décidé aussi de invité à une école ou plusieurs écoles de la Vallée d'Aoste à participer à cette cérémonie militaire qui est née comme une cérémonie militaire mais qui c'est surtout un bain d'italianité en terre de France et qui a représenté dans cette occasion une occasion formidable pour les écoles valdôtaines. È stata una bella esperienza e vorrei rifarla. È una cosa molto bella comunque fare una roba del genere per dei morti in guerra e sì, ci siamo anche emozionati. Parla dei caduti in guerra, quindi è importante. Sì. E riguarda la storia.
La manifestazione nella giornata commemorativa a Lione nel pomeriggio si è spostata nel cimitero militare della Dua a Villeurbanne, un luogo dove è tangibile la portata emotiva ed umana riguardo ai caduti della Grande Guerra. Noi siamo qui in questo cimitero che forse noi italiani in patria abbiamo dimenticato, non sapevamo dell'esistenza. Sono soldati morti durante la campagna di Francia, sono morti perché erano stati ricoverati in un ospedale militare, purtroppo non sono sopravvissuti alle loro ferite. Li hanno sepolti qui. In quel tempo probabilmente non c'era la possibilità di andare a trovare i propri congiunti sepolti oltretutto in un paese straniero. Io credo che queste tombe non hanno mai avuto il pianto di una madre, di un parente, di un fratello, di un figlio. Queste zolle forse non sono mai state fecondate da quelle lacrime, sono forse dimenticate dalla loro stessa famiglia. Ma noi siamo qui per farli riconoscere, farli ricordare a tutti. È stata una giornata veramente di grande emozione essere in questo luogo della memoria dove i nostri soldati italiani durante la Prima Guerra Mondiale, in particolare nell'ultima fase della Prima Guerra Mondiale, hanno sacrificato lontano dai loro paesi la loro vita per dimostrare agli alleati che l'italiano era in grado di fare il suo dovere non solo in patria ma anche fuori dalla patria per salvare i paesi che a loro volta, come la Francia, aveva contribuito alla vittoria in suolo italiano. Da una ricerca che abbiamo fatto abbiamo trovato un solo alpino che era fuori dal suo reparto. Probabilmente il motivo è che era a conoscenza della lingua francese, quindi poteva svolgere una utile funzione come interprete. E poi abbiamo appunto appartenenti a diversi reparti, in grande maggioranza di fanteria, però abbiamo anche qualche bersagliere, qualche trasmettitore, qualche geniere e abbiamo anche molti che erano qui diciamo come reparti logistici e quindi del vettovagliamento, delle comunicazioni, ecco che a loro volta hanno svolto un'opera molto utile per far funzionare questo corpo d'armata italiano. J'espère que tous les Valdôtains qui auront l'occasion de regarder cette commémoration en télévision pourront comprendre le significat profond de la liaison qu'il y a entre la France et l'Italie en général et la Vallée d'Aoste en particulier. Sono Danilo Vezio, presidente della DACI, discendente degli ex combattenti italiani a Lione, e ci troviamo nel cimitero della necropoli nazionale della Dua, accanto a Lione, nella città di Villeurbanne. È la fine di una cerimonia molto commovente in cui le autorità e dunque l'associazione italiana hanno partecipato per la prima volta dunque a Lione, una cerimonia molto commovente, molto ricca di bandiere, molto ricca di commozione.
Per noi italiani residenti all'estero è veramente una cerimonia di fratellanza straordinaria. Da anni non conoscevamo questa vicinanza, questa prossimità. Per noi è un grande regalo che ci è stato fatto. Vogliamo dunque riconoscere questa grande festa che è stata fatta per noi, per i nostri morti, per i morti italiani che sono qua, per i morti francesi pure e per tutti coloro che riposano in pace qui. Dico in pace perché finalmente in Europa conosciamo la pace e noi italiani all'estero siamo qua per portare avanti questa pace. Partendo dall'Italia ci siamo sentiti un po' abbandonati. Questa festa dunque ci riavvicina di nuovo e ci porta veramente un grande sapore d'Italia e un grande piacere. La giornata è stata quasi unica perché in realtà noi facciamo questa manifestazione per il 4 novembre tutti gli anni, però è una manifestazione ovviamente che è riservata soltanto alla collettività italiana residente a Lione e ad alcune autorità francesi. Oggi con la presenza delle associazioni combattentistiche del Piemonte e della Valle d'Aosta abbiamo dato un risalto enorme, tant'è che è aumentata la presenza sia della collettività italiana sia soprattutto delle autorità francesi che, devo dire, hanno ringraziato di cuore di questa presenza italiana straordinaria e qualcuno ha anche chiesto se fosse possibile ripeterlo in futuro. Vedremo quello che si può fare, ovviamente faremo ogni sforzo anche organizzativo per poter ripetere questo tipo di cerimonia che mi sembra abbia riscosso un successo non indifferente. Non dobbiamo mai dimenticare, e devo dire che uno degli elementi più importanti di questa giornata è stata la partecipazione dei bambini, ragazzi, a seconda dell'età, che hanno cantato le canzoni della Prima Guerra Mondiale, l'inno nazionale italiano, e che in questo modo hanno dato prova di continuare a coltivare la memoria di eventi che sono assolutamente non soltanto indimenticabili, ma da non dimenticare in alcun modo. Lo scorso 3 luglio 2015 è arrivata ad Aosta la mostra itinerante organizzata dallo Stato Maggiore dell'Esercito sul centenario della Prima Guerra Mondiale. Oltre ai pannelli illustrativi della mostra, sono stati esposti anche alcuni cimeli del Sacrario del Battaglione Aosta e 4 Reggimento Alpini, che dal 2014 non è più agibile per la riconversione dell'ex caserma Testa Fochi a Università della Valle d'Aosta. 18 pannelli a formare una memoria condivisa è la mostra sulla Prima Guerra Mondiale allestita nella sala espositiva di Fina Aosta in Via Festa per le celebrazioni del centenario. A cura dello Stato Maggiore dell'Esercito, l'esposizione toccherà tutti i capoluoghi di provincia italiani fino al 2018. L'inaugurazione della tappa aostana, alla presenza delle maggiori autorità locali, ha registrato unanimi sentimenti verso l'enorme sacrificio umano tributato alla Grande Guerra. Su cosa abbia significato e continui a significare la guerra, insiste il Presidente della Regione Augusto Rolandin e con lui il generale di brigata Simone Giannuzzi, comandante del centro addestramento alpino. Credo che lo Stato Maggiore dell'Esercito abbia voluto in questo modo spiegare qual è il ruolo e la funzione dell'esercito oggi, che è quello di evitare che cose così brutte come è stata la Prima Guerra Mondiale si possano ripetere. Ci prepariamo e anche qui alla Scuola Militare Alpina prepariamo militari per recarsi in regioni difficili dove ci sono focolari appunto di guerra per cercare di sedare questi focolari prima che diventino qualcosa di veramente incontenibile. Anche se duole che la mostra arrivi ad anno scolastico concluso, sarà visitabile gratuitamente fino a venerdì 10 luglio tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Il racconto, oltre ai pannelli, è affidato a cimeli prestati da privati valdostani e al patrimonio della locale sezione della Croce Rossa. Croce Rossa che, come ricorda la curatrice dell'ufficio storico Laura Grassi, ha dapprima curato i feriti, ma subito dopo ha curato la comunicazione di quei feriti con le loro famiglie. A questo punto non si può dimenticare l'universo femminile nella Grande Guerra, dalle innumerevoli italiane avviate ai lavori maschili di postine, alla guida di tram, al lavoro in fabbrica, al riconoscimento della loro personalità giuridica a fine conflitto nel 1918. Ne hanno patito anche sicuramente come mamme, come mogli, forse più di tutte, il dolore e la sofferenza.
Ancora lo scorso 18 e 19 luglio 2015, l'amministrazione comunale di Verresse, in collaborazione con il gruppo Alpini locale, nel 100° anniversario della Grande Guerra, hanno organizzato una manifestazione molto particolare, alla quale ha preso parte la fanfara della Brigata Alpina Tadunense e le voci della mezzosoprano Jasmine Blanchot e delle soprano Ilaria Quirico e Pamela Scarano. Come questo l'Italia ha bisogno di queste manifestazioni per ritornare, per ritrovare lo spirito patriottico, lo spirito di appartenenza, i veri valori, diciamo, che i nostri vecchi avi avevano e che i giovani di oggi devono ritrovare.